No. Bravi. Ma la cicca in bocca come Brody. Non me ne sono accorta, quindi gliela passo. Capito? La verità. Vai, è chiaro sto fatto? Allora, non so allora che impegni, perché mi hai visto che io mi sono lamentata, che ti ho detto, tu non fai niente, non mi piace. Questa è tua, no? Ci tengo, ok? Come ci tengo per Mario, come ci tengo per questa squinzietta qui. Cioè, ci tengo al vostro... Cioè, è un bel lavoro da fare con voi. Poi siete cantanti, fate il vostro. Però noi vi dobbiamo far muovere, capito? Vi dobbiamo dare conoscenza di movimento nello spazio. Poi sbagli tu a sentirti in una maniera, capito? Cioè io no, ti assicuro, se a me vuoi tenerli è con me, io te li faccio, se ti senti a tuo agio e ti libera la mente nel movimento, il problema, io te lo faccio fare. Il problema non è questo, cioè, a parte che non c'è il problema, il punto è come mai ho quella faccia, la faccia ce l'ho perché è così. Ti va benissimo. Cioè, ciao, amore, non è, non pensare che... Va benissimo, tu sei tu, Luca è un altro, Angelo è un altro, capito? Voglio di Mario è un altro, cioè tranquillo. No, a volte tu mi hai detto come mai c'è sta faccia, sembra che mi vuoi mandare a quel paese. A me? No, io ti ho detto che c'hai un... Ma che c'è? Io ti ho parlato di sguardo, mica ti ho parlato, sembra che mi vuoi... No, quando parli... Hai uno sguardo severo perché tu hai un'espressione intensa degli occhi, capito? Ma mica in difetto, Mica in difetto. Però voglio che stai tranquillo, capito? Sto tranquillo, però purtroppo poi, mi riesci... rendo conto che oltre un certo limite non... No, sennò me li mangio tutti, lascia stare. Io ti consiglio questo qua. Quella nocciola. Quella nocciola, ne ho mangiati già tre. Tieni margine la tua squadra. Questo mangiando il primo, amore. No, guarda che Alice, Angelo. Ma oggi ho avuto un bel sto benissimo. Ecco gli altri. Non lo so, non è che sia proprio. Guarda, ah, domenico pure non c'è, detto. Ma rimangono pochi. Mi sa che ne ho più di qua, non lo so come mai. Ci sono stati più di qua. Allora, a te. Raga, cominciamo, eh? Raga, Carletto, devo ricordarla, raga. Come siete così mosci? Che bella questa signorina, come ti chiami? Che c'è? Ale, amore. Perché Lore? Neanche il mio, quindi sì. Perché a me manca uno. Andrina? Lori, mi dici? Andrina? Lori? Loretta, mi dici? Tra quanto? Non lo so. Tra quanto? Tra un quarto d'ora. Grazie, no, ragazzi, non c'è problema. Grazie. Scusami, Lori. Che hai detto? No, ho detto tra quanto? Non volevi fare la sorpresa, no, tu dici? Sì. E Alice, mi fai un caffè per favore? Grazie. Due per favore. Quattro per favore. Da due a quattro. Una donna. E te ne sono mangiato. Addirittura. Un po' esagerando, Gira il microfono. Yeah.
stai perdendo veramente la voce. Hai visto? Ti senti come stai ridendo? Pedro, dimmi il numero di. Sta rincuorando. È un amico, Pedro. E questo Benagol fa qualcosa veramente? Il Benagol? Ma non so qual è il problema perché non c'ho mal di gola. È una cosa di voce, non è un mal di gola. Un abbassamento di voce. A me non me li puoi fare. Sì che dovrebbe essere la cosa tu. Ah! Ah! Con questo classico mi sono le caviglie. Cosa ci fai? Ah. Ah. Sì, una bella lezione, devo dire la verità, mi sono divertito molto. Che avete imparato? Ali, da tre ore che stai lì. Come si fa per essere cacciati? Che avete fatto? Ti che avete detto? Farvi cacciare? Tipo la frase... Avete fatto tipo un macentaglio a fare, proprio due galline. No, galline vuote. No, ha detto siete proprio due galline, poi ha detto galline vuote. Due persone vuote dentro, faceva. No, tutto vuoto, dentro. Questo è tutto ciò Rita. Grazie. Quindi ti devo dare un bacetto. Sì, ma ci abbracciamo dopo. Ma stupida, no buona. Sì? Ha fatto fare i salti poi. Il lo zucchero. Zucchero. Un passo il passo di vita l'ultimo. Assemble. Cerco una lacrima sul tuo bel viso. Ti ho visto le tette, Andreina? Ah. Mamma mia! Che fai? Ah, devo posare io questa e questa. Devo mettere un mobile e stasera ti portiamo in camera. Sei ospite nella camera nostra. Mamma mia, oh, c'è... Cioè io mi stavo concentrando su me.